Non esiste un'emergenza sicurezza a Milano. Ad affermarlo è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che questa mattina nel capoluogo lombardo ha presieduto una riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Giuseppe Sale, il prefetto Renato Saccone, il procuratore capo Marcello Viola e i vertici delle forze dell'ordine. Sul tavolo il tema della sicurezza in città, dove nelle ultime due settimane sono state presentate 4 denunce per violenza sessuale e sembra in crescita la microcriminalità, soprattutto nella zona della stazione centrale. I dati però, secondo il ministro, dicono il contrario. I reati tipici che vengono commessi in contesti come quelli, che sono i furti, le rapine, le lesioni dolose e la violenza sessuale, sono calati nell'anno in corso per effetto dei servizi rispetto al 2019 del 39%. Si deve considerare però anche la percezione dell'insicurezza da parte dei cittadini, ha aggiunto il ministro, che ha annunciato l'arrivo a Milano di altri 430 uomini delle forze dell'ordine. Tenete presente che i numeri che sto per dare per una metà sono già stati messi dalle rispettive strutture, arriviamo a 430 persone. Proseguiremo negli anni prossimi per un incremento complessivo di circa 6.000 unità come organico nazionale delle forze di polizia. Soddisfazione al termine dell'incontro è stata espressa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha chiesto un presidio costante e dinamico intorno alla stazione centrale ed ha invitato a tenere conto della presenza in città di più di 1.500 minori stranieri non accompagnati.